Siano lodati Gesù e Maria. Nel salmo responsoriale di oggi, fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ripetuto insieme: cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Grande la sua gloria, Gadol Hakavet in ebraico. E subito dopo, dalla contemplazione di questa grandezza che prorompe nel canto, il salmo aggiunge: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore e mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Prostrarsi, proprio prostrarsi, significa in gesto di adorazione profondissima. Ora, i ritornelli in questa prima strofa, diciamo, ci fanno comprendere uno dei temi, non l'unico, ma uno dei principali, che sono al centro della liturgia di oggi, che sono i seguenti. Da un lato, la manifestazione, adesso vedremo come avviene, ci sono tre forme di manifestazione della gloria di Dio che sono descritte distintamente dalla prima, dalla seconda lettura e dal Vangelo. E la doverosa, ma non scontata, perché non è detto che sia così, risposta dell'uomo alla manifestazione della gloria di Dio. Ovviamente in tutte le tre letture troviamo a diverso titolo la risposta giusta, però forse riusciremo ad accennare il fatto che a volte ci può essere qualche risposta sbagliata. Cosa succede nella prima lettura? Sapete che Dio a volte usa, raramente, non ordinariamente, delle modalità straordinarie per manifestare la sua gloria. Qui Isaia ha avuto una visione. Sapete che tanti santi hanno avuto le visioni autentiche, soprannaturali, e quindi non i chiaroveggenti o i ciarlatani, santi canonizzati da Santa Madre Chiesa, quindi esperienze si chiamano mistiche, autentiche e soprannaturali, e vedono uno spettacolo che, attenzione, non si vede, ma non molto diverso da quello che accade quando un sacerdote sale sull'altare e comincia a offrire il divino sacrificio, cioè i serafini che proclamano l'uno all'altro, che diciamo prima della consacrazione? Santo, 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 il Signore degli eserciti, perché il testo ebraico, che è anche nella traduzione latina, Yahweh Sabaoth, Sabaoth in ebraico significa degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Lo diciamo prima della consacrazione. Quindi questa scena che Isaia ha contemplato, che è il culto soprannaturale che in cielo i cherubini, i serafini, anzi, cioè il primo coro degli angeli rende a Dio, state attenti che si attualizza in maniera però invisibile quando stiamo dinanzi al divino sacrificio. Ecco perché la Chiesa prescrive, non suggerisce ai fedeli, quando il sacerdote stende le mani, di stare in ginocchio in adorazione, prostrati, perché noi non siamo più grandi degli angeli, siamo molto più piccoli. Dinanzi a tutto questo, ecco, Isaia cosa fa? Dice: mamma mia, sto dinanzi alla presenza di Dio, lui è il tutto e io sono nulla. Dopodiché, solo perché Dio chiede chi mando, dice, andrò io, evidentemente, come sarà stata la missione di Isaia? Isaia è stato un grande profeta. Quando è che un profeta è un grande profeta? Quando non fa esattamente che né più e nemmeno che quello che Dio gli ha ordinato. Il profeta, l'apostolo, vedremo, l'uomo di Dio, non ha facoltà discrezionale alcuna nell'amministrare quello che deve fare. Deve semplicemente riferire e ripetere quello che Dio dice e vuole. Punto e basta. È chiaro che questo lo farà nella misura in cui ha interiorizzato la grandezza di colui che lo manda. Perché chi osa alterare o rielaborare la volontà o i pensieri dell'Altissimo sicuramente non ha la percezione di chi è colui di cui stiamo parlando. Quindi nella misura in cui si interiorizza la grandezza di Dio, ordinariamente si risponde con la prostrazione, con l'adorazione e con l'adempimento fedele e scrupoloso dei compiti che il Signore ci offre. Seconda lettura. C'è un particolare che nella traduzione italiana, né in questa né in quella del
1974, per la verità, non è resa bene. San Paolo dice tutta una cosa: vi proclamo il Vangelo che io ho annunciato e che voi avete ricevuto. Quindi non mi sono inventato niente, quindi già San Paolo sta dicendo quello che abbiamo appena detto: io sto eseguendo alla lettera il mandato che mi è stato affidato. Domanda: San Paolo come l'ha conosciuto Gesù? L'ha conosciuto dalla predicazione di Pietro e degli altri apostoli o in qualche altro modo? San Paolo l'ha riconosciuto, l'abbiamo celebrato poco, in qualche altro modo, perché la caduta da cavallo sulla via di Damasco, Saulo, Saulo, perché mi persegui? Dopodiché San Paolo è stato 3 anni nel deserto, gli esegeti lo chiamano il periodo oscuro, ma lui stesso ci racconta nella lettera ai Galati: io vi annuncio un Vangelo che io non l'ho ricevuto dagli uomini, io l'ho ricevuto per rivelazione diretta da Gesù Cristo. In forma velata, nella seconda lettera ai Corinzi, racconta, parla di un uomo, ma è lui, dice: sono stato rapito fino al terzo cielo udendo parole indescrivibili, è lui. Cioè anche la conoscenza di San Paolo di Gesù e del Vangelo è stata una conoscenza mistica, non passante per le vie ordinarie. Quindi anche lui è stato scrupolosissimo, perché capite, se ti parla in maniera straordinaria il nostro Signore, ma cosa ci vogliamo inventare? Racconta però un episodio che è a fondamento della fedeltà della missione dei dodici e degli apostoli. Dice: vi annuncio, anche se ho ricevuto il Vangelo a modo mio, il contenuto del Vangelo è identico, perché non può cambiare. Quindi, che Gesù è morto secondo le scritture, è sepolto, è risuscitato, attenzione, apparve a Cefa, cioè a Pietro e ai dodici. Poi, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. In una sola volta, che in greco è Ephapax, in latino è simul nella Vulgata, significa, attenzione, nello stesso tempo, cioè contemporaneamente in luoghi diversi. Capite che significa? Cioè significa che è risorto a 500 persone che si trovavano in 500 posti diversi, è apparso nello stesso momento. Cioè, capite? Adesso sono le 10, le immaginate, no? Le 8:48 di domenica 6 febbraio. Mi appare Gesù risorto, poi ci raduniamo, facciamo una bella riunione, una bella assemblea dei cristiani, dice: oh, a me domenica 6 febbraio alle 8:48 è apparso Gesù. No, comunque a te, ma mi è apparso a me che stavo a Milano, non mi è apparso a me che stavo a Roma, non mi è apparso a me che stavo a Torino. È successo questo, è successo. Quindi capite, quando si sono accorti, può qualcuno apparire in 500 posti diversi contemporaneamente? No. Quindi questa è un'altra manifestazione grande della gloria di Dio, si fonda sempre su un'apparizione, ma vedete, qui chiede però anche un processo di comprensione mentale, cioè uno che appare 500 volte contemporaneamente a 500 persone diverse, vogliamo dubitare che sia veramente il risorto, quindi Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. L'ultima manifestazione, ecco, quella della pesca miracolosa. Qui, come dire, c'è un fatto eclatante, no? Certamente Gesù provoca questo fatto in maniera intelligente, quindi aiuta gli apostoli a arrivarci, perché c'è l'antefatto che questi stanno tutta la notte senza pescare niente, e voi sapete che la pesca si fa di notte e non di giorno. Gesù prima predica, non casualmente, guardate gli step, predica alle folle, li fa uscire per la pesca e li investe apostoli. Cosa sta facendo Gesù? Lui predica, dopodiché, siccome qui c'è Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, quindi sono i primi quattro, sono proprio le quattro colonne portanti della Chiesa, con questi bisogna fare subito qualche cosa di forte, di solido. Gesù ha annunciato il Vangelo, San Pietro diventerà il primo Papa. Sapete il Papa a cosa serve? Ah, il Papa serve semplicemente, come nel Vangelo di Matteo, a proclamare a tutti che Gesù Cristo è Dio e a trasmettere fedelissimamente tutti gli insegnamenti di Gesù, né più né meno. Non può fare e non deve fare nient'altro, come poi Gesù gli disse a Pietro: quando ti sarai riavuto, conferma i miei fratelli nella fede. Quindi Pietro deve essere assolutamente convintissimo di chi sia Gesù, e non è escluso che quando ha detto: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente, si è ricordato di questo episodio.
perché infatti lui è stato il primo a reagire in maniera simile a Isaia: allontanati da me che sono un peccatore, perché ha capito. Quindi Gesù gliene ha fatti arrivare, li prende dopo che ha predicato, calate le reti per la pesca, e Pietro stesso gli dice: abbiamo faticato tutta la notte, quando si deve, sulla tua parola lo faccio. Quindi Gesù pronuncia una parola, accade un fatto atipico, non normale, perché ripeto, parlate con i pescatori, non si pesca di giorno, non solo che si pesca, ma in quel modo. Quindi Gesù si sta manifestando, sta facendo capire qualcosa, e Pietro capisce. Che cosa fa? Si getta alle ginocchia di Gesù. Vedete di nuovo il gesto? Si getta alle ginocchia, cioè si prostra, cioè lo adora, e lo chiama Signore, non Maestro. Signore, Kyrios. Kyrios in greco è la traduzione di Yahweh ebraico, cioè gli sta dando il nome di Dio, non semplicemente un maestro, non semplicemente un rabbino. Sta già facendo quella professione di fede che poi avrebbe fatto quando gli disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Unita all'umiltà, allontanati da me che sono un peccatore. Cioè, capite, quando noi entriamo a contatto, e concludo, con veramente Dio per quello che è, guardate, una delle prime spie che noi siamo veramente, che abbiamo, perché non è detto che siamo entrati in contatto con, noi in contatto col Signore ci stiamo sempre, qui a messa, il contatto col Signore, anche se non ne siamo consapevoli, c'è, perché tra poco il Signore scende, chi fa la comunione, il Signore lo riceve nel cuore. Quindi che sia fervoroso o non fervoroso, devoto o non devoto, che ci creda o non ci creda, il contatto c'è. Ma quali effetti ci lascia il contatto col Signore? Se tu sei entrato veramente in contatto col Signore, quindi hai percepito questa cosa, due cose ti vengono spontanee: cadi ai suoi piedi, quindi nasce in te un profondo spirito di adorazione unito a una grandissima umiltà, e ripeto, tutto quello che poi farai lo farai in assoluta, proprio, come dire, meticolosa, ripeto, quasi pedante, non lo so, proprio fiscale, osservanza rigorosa di tutto quello che ti ho detto di fare, perché non ti permetti, perché sei tu nulla che stai davanti alla maestà del tutto, non ti puoi permettere di fare nient'altro che quello che lui vuole. Quindi capite che belle che sono queste cose, no? Ecco, per noi la manifestazione del Signore ordinariamente avviene attraverso questi segni, che non passano però per cose straordinarie come la veste, come la pesca, scusate, miracolosa. Quindi cosa fa il Signore ordinariamente? Ci manda dei segni ordinari, non straordinari, che però ad una mente attenta possono far comprendere che è Lui che sta agendo, che è Lui che sta parlando, quella situazione che accade, quella persona che incontri, quella predica che ascolti, quella situazione atipica che si determina, quelle coincidenze, chiamiamole così, no? Di fatti molto significativi che si determinano nella nostra vita, sono tutte cose che il Signore usa in modo ordinario per farci percepire la sua presenza e perché possiamo rispondere adeguatamente a Dio come si deve rispondere: umiltà, adorazione e fedeltà alla nostra missione. Rispondono tutti così? Dio si manifesta in maniera ordinaria o straordinaria praticamente a tutti, perché Lui vuole essere conosciuto e vuole portare a tutti, come dice San Paolo, la conoscenza della verità. Il problema è che non tutti si dispongono o a riconoscere e accogliere la sua manifestazione, oppure a rispondere adeguatamente a Lui. Chiediamo in questa Santa Messa al Signore che ci aiuti a riconoscerne la presenza e a risponderne come la liturgia, rispondere a Lui come la liturgia di oggi ci ha appunto insegnato: umiltà, adorazione e obbedienza. Siano lodati Gesù e Maria.